Tommaso Cesario, questa decisione di passare da Italia del Meridione a Forza Italia avrà anche delle ripercussioni sulle tue scelte in vista delle prossime amministrative? Mi preme fare una precisazione però, perché questa notizia di questa mia adesione a Forza Italia ha scatenato un po' la stampa, anche sui social qualcuno l'ha definita salto della quaglia o cambio di casacca. Niente di più falso, perché io, come ho potuto già scrivere nella lettera di adesione, il mio è soprattutto un ritorno, anzi è solo un ritorno a casa, quindi nessun cambio di casacca, perché la mia militanza nel centrodestra è trentennale, quindi io sono voto da 30 anni centrodestra, solo che c'è stato come dire, un periodo in cui mi sono allontanato in forte polemica con la gestione Scopelliti, per quanto il motivo della polemica, del divorzio momentaneo da Forza Italia, dal Popolo delle Libertà, è avvenuta sulla questione della sanità. Tutti ricorderanno le mie polemiche accese con Scopelliti sulla riorganizzazione della rete sanitaria, che vedeva l'ospedale di Cetraro fortemente penalizzato. Quindi questo divorzio scaturisce con la mia adesione all'Italia del Meridione, che non era un partito, era un movimento che non si poteva classificare né di destra né di sinistra, perché si alleava nelle varie competizioni basandosi sui programmi, e ne è riprova che 5 anni fa governava insieme ad Oliverio, mentre alle ultime elezioni regionali, quelle di gennaio 2020, l'IDM, un candidato dell'IDM era nelle liste dell'UDC, quindi che anzi è risultato pure il primo dei non eletti. Quindi nessun cambio di casacca, nessun trasformismo, solo un ritorno a casa, perché sono cambiate le condizioni. Io a gennaio ho sostenuto apertamente la lista della Presidente Santelli, quindi non mi sono nascosto certo dietro un dito. No. Detto questo, tu mi chiedi se come dire, avrà ripercussioni sì, le elezioni, scelte, insomma, se ci saranno ripercussioni. No, guarda, io credo di no, perché questa volta noi stiamo ragionando a Cetraro, stiamo preparando un progetto che va al di là degli schieramenti, perché non è questo il momento di poter dire facciamo un centrodestra o un centrosinistra, perché il Covid ha, come dire, lacerato il tessuto sociale di tutta Italia, quindi anche di Cetraro, quindi ci sono problemi seri sul piano economico, sul piano sociale soprattutto. Tu sai gli ultimi avvenimenti, sì, c'è stato l'incendio di un Lido, un incendio doloso, la droga che dilaga, e di fronte a la sanità, di fronte a questi grossi problemi, ma come si può fare un discorso riduttivo di schieramento precostituito? Ma assolutamente, qui è il caso di usare le formule che andavano, come dire, di moda negli anni 80, quando c'erano delle emergenze, i cosiddetti governi di salute pubblica, te li ricordi? Come? Dove sì, è chiaro, si riunivano, cioè si mettevano insieme le migliori intelligenze, tutte le forze, ognuno si svestiva della propria appartenenza politica, e insieme, con un atto di responsabilità, si cercava di dare un governo forte. E quindi lei sceglierà, da un certo punto di vista, di restare insieme ad Aita, Vaccaro e così via? No, non è più tempo. Allora, guarda, ognuno di noi ha fatto un esame di coscienza e ha fatto un esame di come si è conclusa la legislatura. Sono state fatte tante cose buone durante il mandato di Angelo Aita, ci mancherebbe. Io non potrei sconfessare anche i 3 anni in cui mi hanno visto come assessore. Io ho dato tutto me stesso, ho raggiunto anche brillanti risultati sul campo del turismo, dell'ambiente, dello sport, questo poi lo diremo nelle campagne elettorali, ma alla fine poi quella maggioranza, per lacerazione interna, è arrivata, come dire, astento, numericamente astento, quindi debole, è arrivata debole al traguardo, quindi non si può riproporre, secondo me, un quadro simile, ma non perché non valgano gli uomini o Angelo Aita non è un buon amministratore, non potremmo avere più la forza di, come dire, non solo numerica,
ma anche politica, di poter affrontare questi problemi. Siamo in emergenza, Martino, siamo in emergenza. Quindi ci vuole un candidato di superamento. Ma non è solo il candidato, ci vuole una grande coalizione. E poi, in base a questa grande coalizione, si stabiliranno i criteri di chi dovrà essere la guida. Quindi non c'è nulla di precostituito riguardo la guida. Però c'è un progetto forte di cui la città ha bisogno, secondo il mio modesto parere. Poi io non è che pretendo di essere il Vangelo, questo è il mio pensiero, che va al di là degli schieramenti, credo. Non c'entra Forza Italia, UDC, certo, il Partito Socialista, nulla. Noi ci dobbiamo svestire, perché altrimenti io non potrei dialogare, faccio un esempio, con il PD, siamo antitetici. Il PD, per esempio, non potrebbe dialogare così come sta facendo anche con una parte dei Fratelli d'Italia e dell'UDC, non potrebbe farlo assolutamente. Sono, certo, appartengono a due visioni storiche completamente diverse. Però adesso è arrivato il momento, vista la gravità dei problemi, di mettere da parte gli schieramenti precostituiti e di fare davvero, di pensare a qualcosa per difendere la città da tutti questi mostri, diciamo così, io non li chiamo più problemi, di questi mostri che la stanno attanagliando. Ci vogliono gli uomini, questo è un momento in cui devono emergere gli uomini, le intelligenze e la passione. Quindi è il ritorno del civismo a Cetraro, dell'azione civica. Sì, in questo momento, io questo però non è un rinnegare i partiti, ci mancherebbe, certo, per me il primato della politica è sempre, è come dire, da salvaguardare, ci mancherebbe, però è un particolare momento storico, ecco, questo è una cosa eccezionale, non è una cosa normale, capito? Benissimo.